Ormai lo sapete, nella maggior parte dei miei video lascio che sia a parlare più il libro di me e in questo caso lo farò ancora di più. Quindi preparatevi, drizzatevi sulle poltrone perché oggi si parla di Liberi dalla civiltà di Enrico Manicardi. Allora, per me questa lettura è stata molto importante e secondo me potrebbe essere importante per ogni persona. Anche se il linguaggio non è proprio per tutti, ma di certo se sei su questo canale non avrai difficoltà a leggerlo. Premetto che io prima di leggere il libro avevo già delle idee molto affini all'autore e che invece per alcuni altri potrebbero sembrare delle argomentazioni che vanno a contrastare le proprie opinioni. Ma a cosa serve leggere se non a questo, alla riflessione critica, a mettere in discussione idee magari troppo calcificate in noi, senza continuare ad alimentare i nostri schemi già tarati e che forse guidano troppo le nostre azioni inconsce, azioni che prendono vita dall'inconscio. Detto questo, per farvi una breve introduzione, questo bel bestione di 520 pagine, scritto anche abbastanza piccolo, non è nient'altro che una critica densamente argomentata alla civiltà, fin dai primi suoi primi albori, che lo vediamo appunto dall'inizio dell'agricoltura in poi. L'autore sposa il movimento dell'anarco-primitivismo. Ne elenca i pregi ed evidenzia tutte le aberrazioni della civiltà, in particolare delle società moderne. E questo lo fa nei cinque massicci macro capitoli che analizzano la mentalità del dominio, il primato della cultura simbolica, la dottrina della paura, il potere dell'economia, l'imperativo tecnologico e appunto tutte le relative critiche a questi cinque macro capitoli. Prima di andare nel succo del discorso, voglio dire che consiglio questa lettura specialmente a quelle persone che sono contro, che sono proprio schierati contro ogni tipo di luddismo, di ritorno al passato, che dicono ad esempio cosa dobbiamo tornare all'età della pietra e questa è la soluzione, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. E specialmente anche lo consiglio a quelli che credono che quello attuale sia il miglior sistema di vita e periodo mai ideato e mai appunto palesato in tutto il tempo dell'uomo. Mi rivolgo a voi quindi, credetemi che questa può essere una lettura molto molto interessante soprattutto per voi. Possono sorgere numerosi spunti di riflessione, numerose rimesse in discussione dei propri credi. Io pagherei fior fior di quattrini libri che mi fanno rimettere in discussione le proprie credenze. Oppure non è detto che sia per forza così, ma credetemi che ne vale veramente la pena. Io ho scoperto numerose informazioni di ampio genere da questa lettura ed è uno di quei libri dove veramente ci ho preso molti molti appunti. C'è anche da dire che dovrete investire un po' di tempo sia per la mole sia per il linguaggio non così semplicissimo. È dunque necessario un medio grado di attenzione e anche di tempo da dedicare. Prima di andare, come ho detto, al succo del discorso, premetto che io non sono un luddista, non sono schierato in questo tipo di ideologia, anche se ne vedo veramente una logica, una buona logica alla radice di questi discorsi e appunto vedo nella critica al sistema attuale tutte cose abbastanza veritiere, innegabili. Ed io stesso appunto vedevo queste cose già prima della lettura, già mi ero appunto avvicinato a questo tipo di discorsi, ma non voglio continuare a dare mie opinioni, andiamo a vedere direttamente cosa dice il libro per farvi capire anche quello che sto dicendo, per farvi capire, come sempre, se può essere una lettura adatta a voi.
Vi leggo proprio le prime righe, come comincia il libro. Cosa penseremmo se qualcuno ci invitasse a prendere parte in qualità di figli legittimi alla vita di una famiglia nella quale i genitori costringessero i loro giovani discendenti a vivere in condizioni disumane? Li costringessero, per esempio, a una vita di stenti, affollati in spazi dall'aria contaminata dal fettore di gas nocivi, impedissero loro di muoversi liberamente, obbligandoli sin da piccini e per tutta la loro esistenza a sacrificarsi nello svolgimento di attività per lo più estranee alla loro necessità motorie, di gioco, di sussistenza e comunque inutilmente ripetitive, faticose, dannose, stressanti. Li educassero ad accettare quei sacrifici come esito di un impegno che esige l'acquisizione di un certo numero di gettoni di partecipazione, ovvero i soldi, come unica via all'aspettativa di raggiungere una condizione minima di sopravvivenza, altrimenti irraggiungibile. Vale a dire indumenti, un luogo dove ripararsi dalle intemperie, luce solare per nutrire le cellule, affetti, cure, cibo quotidiano. Che però anche questo costoso riconoscimento di sopravvivenza potesse essere messo in discussione in qualsiasi momento dai genitori. A loro totale discrezione, l'abitazione potesse essere confiscata dall'oggi al domani, la luce solare continuamente sopraffatta da quella artificiale, gli affetti e le cure rese inaccessibili o negate, avvelenato il pasto quotidiano e gli stessi gettoni di partecipazione sequestrati o erosi nel loro valore convenzionale. Cosa penseremmo poi se apprendessimo che, di fronte al manifestato disagio di quei poveri ragazzi, i genitori operassero per cercare di ingannarli, spingendoli ad accettare passivamente la loro sorte? Anzi, per assicurarsi la più efficace soppressione di ogni potenziale esternazione di malessere, si attivassero in via preventiva e abituassero i loro giovani all'uso di sostanze psicotrope o narcotiche, utili a distrarre l'attenzione dal dolore, a sviare la riflessione sulle condizioni di disagio, a offuscare la capacità di analisi, infondendo nei loro animi tormentati la convinzione che tutto è sempre stato così e quindi tutto sarà così per sempre? Accetteremo di vivere in una famiglia del genere? Ecco, si è capito che questa è una metafora, diciamo, dell'uomo moderno calato nella civiltà moderna, dove appunto ha parlato di genitori che sono le istituzioni, gli stati, ecco, che governano sui cittadini che metaforicamente sono stati rappresentati come questi figli legittimi. Ora continuo sempre il discorso, mi riallaccio a un'altra parte del libro. Dunque, ogni individuo che nasce nella civiltà deve insomma imparare ad accettare la civiltà con tutte le sue brutture, le sue iniquità, le sue forme oppressive, le sue chiamate alla mobilitazione in difesa della civiltà. Deve imparare ad accettare il fatto che la comunità non è mai un'unione di persone legate da sentimenti reciproci di benevolenza, ma un campo di battaglia in cui ogni soggetto compete con tutti gli altri e su tutti i fronti. Deve imparare ad accettare il fatto che l'essenza della vita non è la gioia, ma il sacrificio, che la natura non è madre, ma matrigna, e che la libertà è sempre qualcosa di concesso, di autorizzato, di meritato. Dunque si è capito che l'autore vede, o meglio, non si è ancora capito, dopo queste righe, però io che ho letto tutto il libro ve lo dico chiaramente, si è capito che l'autore vede la fonte di ogni problema esistente oggi nella civilizzazione, così come si è formata circa 10-12 mila anni fa. E infatti, per riconfermare questa tesi, ritornando sul libro, hanno trasformato la crisi del nostro tempo non più in un sintomo di un problema che sta a monte, la civiltà, ma in un effetto degenerativo autonomo che deve essere ulteriormente soppresso. Per continuare a farvi comprendere il messaggio dell'autore, credetemi che a sentirla così, senza
avere appunto una preparazione o comunque un discorso passo passo come può avvenire nel libro. Io adesso vi sto cercando di far apprendere i contenuti più salienti. A sentirla così, a qualcuno potrebbero sembrare dei vaneggiamenti di un pazzo che si è svegliato la mattina e ha cominciato, ecco, a dire che tutto è marcio, tutto va male, ma le argomentazioni sono tutt'altro che vaneggiamenti, credetemi, e le sentirete via via in questo video anche. Qualche anno fa mi è pure capitato di intervistare l'autore, incuriosito da un suo primo video, l'ho conosciuto su un video appunto, e dal libro. Quindi mi è capitato di intervistarlo per un articolo di un mio blog del passato e ho cercato di metterlo in difficoltà con alcune domande, ma le risposte sono sempre state molto oculate e per alcuni versi anche sorprendenti dal mio canto. L'autore poi sembra anche abbastanza schierato in merito alla ormai strasentita transizione verde a cui stiamo assistendo tutti quanti con i nostri occhi. Infatti ci dice che rincorrere l'obiettivo di una degradazione accettabile non ci affrancherà di certo dalla degradazione e che far sembrare naturale la civiltà è la prima e principale forma di difesa che la civiltà ha adottato per eternare se stessa. Uno dei tanti e dei primi problemi che si riscontrano a dire dell'autore è quello che le dinamiche della civiltà, così come la civiltà stessa, sono così entrate in noi che ci sembra tutto normale e naturale, e appunto per questo è questa la principale difesa che la civiltà usa, no? Una vita al di fuori di quelle dinamiche non passa nemmeno nei pensieri dei cittadini, della maggior parte delle persone. A nessuno, quasi nessuno, viene in mente di pensare: cavoli, può esistere una vita diversa, può esistere un contesto diverso, può esistere una forma di società, comunità diversa. Nei secoli, infatti, la civiltà umana si è affrancata sempre più dal luogo congeniale, dico io, all'essere umano, quello su cui si era tarato il suo organismo, la sua mente, i suoi bisogni, il suo modo di esprimere se stesso nelle foreste, in luoghi variegati, diversi, in visioni sperdute e lontane, non in cubicoli di cemento senza luce solare, privati di un certo tipo di movimento, eccetera, 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 come lo siamo oggi. Ed oggi come oggi, questa estremità è stata così gonfiata che nascere e vivere come natura ci ha fatti ormai significa essere strani, significa essere eccessivi, significa essere estremisti. Ci siamo affrancati dalla natura sempre di più, ci siamo distanziati, la riteniamo una cosa pericolosa, non più una casa, e la natura viene anche per questo cercata di, viene intellettualizzata dal nostro pensiero antropocentrico e snaturata da secoli di civilizzazione. Per farvi un esempio, torno ora sulle pagine. Anche quando siamo loro vicini, spesso non li capiamo. Non siamo in grado di identificarci nei bisogni che hanno. Così, quando non li maltrattiamo direttamente, li umanizziamo, trasferendo su di loro tutte le nostre manie di individui frustrati. E allora li portiamo dai parrucchieri, facciamo loro la toilette, li vestiamo, li facciamo vivere nella reclusione abitativa quotidiana e, credendo di fare loro del bene, non esitiamo a sottoporli alle abbondanze di un'alimentazione industriale devastante, per loro come per noi. Considerati cose, anche da un punto di vista giuridico, gli animali restano oggetti in nostro possesso e le relazioni che instauriamo con loro sono sempre di utilità, dallo sfruttamento esplicito alla compagnia. D'altra parte,
Sì, dalle origini della civilizzazione gli aspetti comuni della vita degli animali sono stati repressi, manipolati, fatti convergere verso l'utilizzo più comodo per i loro padroni. Persino l'istintiva propensione riproduttiva degli esemplari domestici è spesso diventata un'attività industriale e una competenza umana. Ibridazioni, incroci, selezione di razze, creazione di stirpi, modificazione genetica e fecondazione artificiale non sono pratiche reputate aberranti nel mondo edulcorato della civiltà. Chiaro che una persona potrebbe pensare, beh, meglio che in un canile è meglio dare una vita al cane come quella che viene descritta nel libro, pur con tutte le criticità descritte. Ma nell'argomentazione di Manicardi c'è questa critica totale, filosofica anche, che va alla radice del problema. Non vuole propugnare mezze misure. E secondo me questo è tanto il punto forte quanto il punto debole di quest'opera. Perché dico questo? Punto forte perché l'autore non si perde in ipocrisie, in inutili illusioni, in parole che cercano di aggirare il discorso e il problema. C'è sincerità e una visione chiara di come tutto funziona e soprattutto della direzione in cui stiamo andando. In questo però io ci ho visto anche il maggior punto debole, ossia una debolezza nella questione pratica. Nel senso che ideologicamente tutto sembra tornare, ma nel senso pratico della società di oggi, cosa possiamo fare di pratico? Come possiamo agire? Tornare indietro non è una soluzione attuabile, manca un'alternativa pragmatica in questa critica, purtroppo. E se tu non cerchi nessun minimo compromesso, chiaramente è molto molto difficile e improbabile che poi escano delle azioni pratiche su scala globale. Credo anch'io che il male peggiore degli uomini sia nato millenni fa, quando un gruppetto di persone hanno cominciato a innalzare il loro status sugli altri, ad affermare di essere figli degli dèi, in contatto con gli spiriti, in possesso di conoscenze precluse agli altri e per questo a decidere le sorti dei molti a beneficio di pochi. Sono totalmente d'accordo, la civiltà ha sempre funzionato così. Ma sono anche una persona molto pragmatica e difatti ho utilizzato, come sempre faccio, questo libro non per cambiare il mondo, non per fare il filantropo di turno con scopi nascosti, ma per migliorare il mio piccolo mondo di individuo singolo. Qualcuno diceva che la conoscenza è potere, ricordate? Ora vi leggo un altro piccolo pezzetto del libro che secondo me è molto, come posso dire, evocativo, per farci capire quanto abbiamo perso veramente parte della nostra umanità. È da quando i moniti intellettualizzanti della cultura hanno preso il sopravvento sulla spontaneità, sul buonsenso, sull'empatica capacità di intuire il mondo, non vi è più nel vissuto quotidiano che riusciamo a cogliere l'essenza del piacere di vivere. Anzi, non è nemmeno più il piacere di vivere che ci descrive come persone, non soltanto perché abbiamo perduto l'abilità di godere direttamente della nostra esistenza, ma perché non riusciamo più a riconoscere questa capacità nemmeno in chi l'ha conservata del tutto o in chi non è stato ancora istruito a perderla, sia esso un animale selvatico, l'albero di una foresta, un adulto non civilizzato o un bambino. Suzanne Langer, trattando del punto di vista culturale con il quale si è cercato di interpretare la danza dei raccoglitori e cacciatori attribuendovi un significato propiziatorio che non esiste, ci ha dato un saggio di questa nostra smarrita attitudine a comprendere cosa significhi trarre piacere dal contatto con la terra, con la vita, con la natura. Osservatori bianchi di danze indiane per la pioggia, ha scritto Langer.
hanno più volte disquisito tra loro sull'efficacia di questi balli. Alcuni hanno richiamato l'attenzione sul fatto che in uno straordinario numero di casi effettivamente si ha il rovescio d'acqua. Altri, di temperamento più cinico, notano che coloro che guidano la danza conoscono così bene i segni del tempo da far coincidere la danza stessa con l'approssimarsi di un cambiamento meteorologico e simulare in tal modo il far la pioggia. Tuttavia, lontani anni luce dalla possibilità di afferrare il significato ludico di un'esistenza libera da ogni logica di prestazione, nessuno ha inteso che gli indiani non danzano per la pioggia, ma con la pioggia. E quest'ultima frase mi è rimasta impresso, veramente nel corso degli anni, e sono totalmente d'accordo col fatto che veramente ormai guardiamoci, basta auto-osservarci, siamo costantemente alla ricerca di qualcosa che ci doni piacere per compensare comunque tutte le forme di stress del mondo moderno, no? Specialmente del mondo lavorativo, delle pressioni dei pagamenti, vabbè, eccetera, eccetera. Qua sono le solite critiche alla società moderna che sicuramente avete sentito in altri punti, in altri luoghi, in altri discorsi. Tuttavia è una cosa veramente perduta anche solo accorgersi, anche il solo pensare a questo, quella perdita del trarre piacere del solo fatto di essere vivi, del solo piacere di interagire col nostro habitat, con la terra. Al giorno d'oggi è tutto diverso, siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci dia un piacere fuori di noi e non nella nostra stessa vita, intesa proprio come vita ridotta ai minimi termini. Ora, cambiando un po' l'argomento, ma sempre rimanendo sul testo, vi leggo una contrapposizione che l'autore fa tra le paure di una vita primitiva rispetto alla vita moderna. Avrete capito comunque che lui, anche se non fornisce una soluzione pratica per il futuro, contrappone appunto, diciamo, il male della civiltà a quello che è il bene dei gruppi, delle comunità di cacciatori-raccoglitori. Ecco, quindi vediamo questo punto. L'uomo primitivo, minacciato da un animale feroce o dalla fame, può combattere in difesa di se stesso o spostarsi alla ricerca di cibo. Egli non ha la certezza del buon esito di questi sforzi, ma non si trova indifeso di fronte agli aspetti che lo minacciano. L'individuo moderno invece è minacciato da molti aspetti contro i quali è inerme: incidenti nucleari, sostanze cancerogene negli alimenti, inquinamento ambientale, guerra, aumento delle tasse, invasione del suo privato da parte di grandi organizzazioni, fenomeni economici e sociali di rilevanza nazionale che possono frantumare il suo stile di vita. E se è pur vero che anche il primitivo può percepirsi come impotente nei confronti di alcune particolari disgrazie, tipo ferite, infezioni o altro, è vero anche che egli, quando non sia stato in grado di prevenire del tutto, ne accetta il rischio serenamente come circostanze che fanno parte della natura delle cose. Ma le minacce dell'individuo moderno tendono ad essere costruite dall'uomo. Esse non sono il risultato del caso, ma gli sono imposte da altri, le cui decisioni egli come individuo è incapace di influenzare, di conseguenza si sente frustrato, umiliato e pieno di rabbia. Funzionale al processo di arruolamento nei ranghi della civiltà, la paura non può mancare nella società moderna. Mentre ci raccontiamo che l'ambiente artificiale che abbiamo messo in piedi ci ha liberati dai timori verso il mondo circostante, in realtà è proprio in questo universo sovrapposto e progredito che viviamo confinati nel terrore a tutti i livelli. La paura di non riuscire a farcela economicamente, quella di non sentirsi all'altezza di un contesto sempre più competitivo che emargina chi non è capace, la paura di essere puniti per ciò che non abbiamo fatto e dovevamo fare, o che abbiamo fatto ed era vietata. Si sommano quindi alle infinite forme di terrorizzazione pubblica che accompagnano il peso di una vita che non teme più
i leoni e gli orsi, ma tutto il resto, compresi gli innocui scarafaggi, le nuvole o lo sguardo inquietante del vicino di casa. Per finire, mentre il dolore quindi esorta ad essere presenti a se stessi, la sofferenza invece abitua alla condiscendenza. Mentre il dolore libera dal dolore, la sofferenza incatena alla sofferenza. E come abbiamo potuto vedere tutti noi, nella civiltà di oggi, la maggior parte dei dolori sono stati eliminati, al contrario magari di una comunità più a contatto con la natura. Tuttavia, la sofferenza è aumentata sempre di più, anche se la maggior parte dei dolori sono stati eliminati, scusate. Ora passiamo ad un altro punto. Vi leggo un'altra riflessione sulla demonizzazione della natura, che oggi, siamo giunti addirittura a definire cattiva e pericolosa, come abbiamo già sentito prima. Ascoltate perché questa è una riflessione molto interessante. Ricordo che mi colpì particolarmente. Un fiume esonda dal suo letto naturale e si riversa sulle abitazioni circostanti. Non è certo perché quel corso è stato predato, deviato, occluso, impedito. No, non è certo perché fu attuata la distruzione delle zone golenali, cementificando e smantellando tutto ciò che la natura aveva predisposto a contenimento, alberi, radici, rocce, pendenze e porosità del terreno. E non è certo perché furono urbanizzate le aree limitrofe fino a rendere impossibile ogni movimento del fiume e della terra. Se un corso d'acqua esonda spazzando via le abitazioni circostanti è solo perché la natura è pericolosa e infida. Analogamente, se una scossa tellurica fa vibrare il terreno sul quale è edificata una città, lasciando centinaia di persone sotto le macerie, le vittime non saranno mai considerate uccise dai detriti, e cioè dalle rovine delle costruzioni che abbiamo eretto radendo al suolo la natura, ma dal terremoto. Noi estrarremo le vittime dalle macerie, ma continueremo a crederle uccise dalla natura. Il fatto che sia quanto mai rischiato vivere inscatolati gli uni sugli altri in agglomerati condominiali cementizi non importerà a nessuno. Il fatto che le burocrazie locali abbiano ignorato per mesi le crescenti preoccupazioni degli abitanti per il manifestarsi di insistenti scosse di avvertimento non conterà di certo. Credo dunque che abbiate capito il pensiero di quest'autore, le argomentazioni di questo libro, e per farvene capire ancora una, abbiamo anche delle parti che, come si era capito, riportano a un tipo di filosofia anarchica. Quando la vita procede libera di esprimersi, non condizionata da restrizioni autoritarie, non pressata dalla sovrappopolazione, non abbruttita dall'obbligo del lavoro, non svuotata da una mentalità che spinge al disincanto verso tutto ciò che è naturale e all'adorazione per l'artificiale, la vita non ha bisogno di procurare la morte. A stimolare e alimentare la guerra non è mai stato un istinto sadico orientato alla distruzione per la distruzione, ma il bisogno morbosamente avvertito di dover dar sfogo a quelle continue frustrazioni che la civiltà alimenta coi suoi valori deteriori e i suoi stati d'assedio, fino a renderle parte integrante del nostro modo di essere e baluardo del suo stesso riconoscimento morale. Non mancherà poi di certo, come avrete potuto intuire, una vasta critica al sistema economico-capitalista, dove la chiave della prosperità economica, lo sappiamo, è la creazione organizzata dell'insoddisfazione, per arrivare all'immancabile critica a ciò che viene definito progresso tecnologico. E in merito a questo devo dirvi che la lettura mi ha sorpreso. Anch'io, difatti, come ogni persona comune, possedevo questa classica credenza, lo sapete, vero? La tecnologia in sé non è un male, dipende da come la si usa. Chi non lo pensa al giorno d'oggi?
Invece il libro cerca di farti capire perché ogni tecnologia è un male in sé per l'essere umano, anche se viene data una chiara definizione della tecnologia. Come ad esempio un bastone che possiamo usare come arma, come sostegno o trasformare magari come un remo per una barca non è definita tecnologia. Difatti, sempre dal libro si capisce che mentre l'utensile è realizzato dall'essere umano per se stesso e dunque tenendo conto delle sue stesse particolari abilità, della sua costituzione anatomica, della sua intelligenza specifica, la tecnologia non è mai adattabile al singolo individuo. La tecnologia è fissa e impone sempre all'individuo di adeguarvisi. Quindi questo è il punto focale per definire, per come definisce la tecnologia l'autore. La tecnologia è fissa e impone sempre all'individuo di adeguarvisi. Invece ciò che non è tecnologia è essa stessa ad adeguarsi, ad adattarsi ai bisogni dell'essere umano, ai bisogni primari. Devo rivelarvi che anch'io prima della lettura possedevo una certa visione simile, nel senso che ho sempre visto l'uomo cercare di rimediare a problemi che egli stesso ha creato in passato, ovvero un continuo mettere dei cerotti alle ferite autoprovocate di ieri. C'è sempre questa rincorsa, no, di andare a mettere le pezze a buche che abbiamo fatto noi stessi ieri. E così domani, e così domani, il DDT per via delle monoculture, le tecnologie anti-emissioni di CO2 per via dell'effetto serra, eccetera, eccetera. Cioè, per capirci, la tecnologia cerca, secondo me, di risolvere problemi che la stessa tecnologia ha procurato in passato. Ed è innegabile negarlo, non siamo ipocriti. Ma qua torniamo a lì di prima, però. Che fare praticamente? Che fare praticamente? Possiamo, e questa è una domanda, possiamo al giorno d'oggi cercare di salvare, cercare di deviare dalla direzione in cui stiamo andando senza usare la tecnologia, in un mondo ormai pervaso che si basa sulla stessa tecnologia? Mi fermo qua però con le mie considerazioni e lascio parlare nuovamente l'autore sul fatto dell'insensatezza di considerare neutra la tecnologia, come molti di noi pensano. Quindi lascio che sia lui stesso a esprimere le sue opinioni. Negli anni 60 dell'Ottocento i poeti scrivevano elegie su come i cavi telegrafici transatlantici avrebbero posto fine alle guerre, la comunicazione istantanea avrebbe impedito le incomprensioni. Negli anni 90 dello stesso secolo i giornali salutavano il telefono come uno strumento di democrazia che avrebbe permesso a tutti i cittadini di comunicare direttamente con il presidente. Un secolo fa l'automazione era prospettata come il fattore decisivo per l'eliminazione del lavoro e della fatica, proprio come oggi è annunciata quale liberatrice dalla burocrazia e dalle pastoie di un mondo ancora ostinatamente regolato da contatti e da rapporti umani. Negli anni 50 del Novecento la televisione veniva presentata come un toccasana per il sistema educativo. Avrebbe portato i più eccellenti insegnanti nelle aule di tutte le scuole e nelle case di tutte le famiglie, comprese quelle più povere. All'inizio degli anni 80 del Novecento, loquaci entusiasti affermarono che i satelliti per le telecomunicazioni avrebbero favorito una sorta di unità mondiale attraverso canali televisivi planetari. Sul finire del secolo scorso gli OGM furono considerati un passaggio obbligatorio per liberare il mondo dalla fame e internet avrebbe consentito l'apparizione di una nuova socialità globale senza più confini di età, di sesso, di ceto. Oggi sappiamo bene che la fame nel mondo continua a dilagare e sappiamo anche che le ore spese in solitaria navigazione in rete sono ore rubate all'acquisizione di quelle competenze sociali necessarie per stare con le altre persone.
Nel caso si voglia creare una società di isolati, non c'è sistema migliore che spingere i bambini del cyberspazio e dir loro di comunicare elettronicamente. Eppure, come se nulla fosse, continuiamo bellamente a credere alle radiose profezie e alle false promesse della tecnica. Crediamo, per esempio, che la genetica ci renderà tutti sani e desiderabili, che la nutrigenomica ci consentirà di mangiare cibi grassi a sazietà senza alcuna controindicazione, o che la neuroingegneria ci libererà dalla depressione, dalla tristezza, dalla tossicodipendenza anche verso la tecnologia. Crediamo appunto che la telematica faciliterà la costituzione di legami solidi tra le persone che telediscorrono online, che le superstrade dell'informazione non provocheranno i loro innumerevoli morti come ogni altra autostrada esistente, e che l'interattività portata dall'universo digitale presiederà all'avvento di una nuova società fondata sulla partecipazione orizzontale delle persone alla vita pubblica. Intanto, confinati nelle moderne autocrazie plebiscitarie del mondo giusto tra virgolette, ridiamo dell'innocenza che cent'anni fa ci induceva a inginocchiarci estasiati dinanzi al miracolo dell'elettrificazione delle città, e non ci accorgiamo che oggi, ancor più di allora, viviamo permanentemente genuflessi di fronte agli spettacoli messi in scena dai ritrovati della tecnologia odierna. Spettacoli che, proprio come ieri, indulgono alla medesima finalità, ovvero insegnarci a considerare il mondo tecnologico come un mondo incantevole, dinamico, coinvolgente e comunque migliore di quello ordinario che fa riferimento alla natura. Prima di andare verso la fine, vi leggo un'ultima riflessione, sempre una contrapposizione appunto della vita dei cacciatori e raccoglitori a quella della civiltà. La storia che i cacciatori e raccoglitori hanno recitato negli ultimi milioni di anni, ha spiegato con così disarmante semplicità Daniel Quinn, ha dato loro vite colme di umanità e significato. Essi non vivono in preda a un perenne malcontento, a un desiderio di ribellione. Non si azzuffano di continuo su cosa deve essere proibito o permesso. Non si accusano a vicenda di non comportarsi nel modo giusto. Non vivono nel terrore del prossimo. Non impazziscono perché le loro vite sono vuote senza scopo, non devono intontirsi con le droghe per avere la forza di arrivare al giorno dopo, non inventano una nuova religione ogni settimana per avere qualcosa a cui aggrapparsi, non sono eternamente alla ricerca di qualcosa da realizzare o qualcosa in cui credere che renda la vita degna di essere vissuta. E questo non succede perché possiedono una bontà innata. Succede soltanto perché recitano una storia che è adatta alla gente, che ha funzionato per milioni di anni e che funziona ancora ad oggi, dove la civiltà non è riuscita ad annientarla. Ecco, si tratta di un libro che a me è servito molto, molto per chiarirmi certe questioni che già avevo incanalato, diciamo, di mia spontanea volontà, ma come in altri libri, ve l'ho già detto, avrei desiderato molto delle varianti pratiche, delle soluzioni pratiche, delle considerazioni su nuovi tipi di gestione mondiali, magari a livello globale, che facciano appunto riferimento anche a questa corrente di pensiero che viene spiegata, anche ad una cooperazione con quello che è il nostro habitat. Quindi vedo questa enorme critica, così come il movimento dell'anarco-primitivismo, lo vedo da un punto di vista elevato, lo vedo chiaramente un'utopia, no? Riuscire a ritornare, ecco, a un certo stile di vita per la maggior parte delle persone. Inattuabile anche al giorno d'oggi per come è strutturata la società. Non la vedo però un'utopia dal punto di vista del singolo o comunque di piccole comunità. Tutte le altre riflessioni le lascio a voi, avete molto su cui meditare, sicuramente avete capito se può essere un libro che fa per voi, che, po-
che può essere acquistato e che dire per finire un libro schietto, sincero, che apre gli occhi sulle atrocità più o meno velate e subdole del vivere moderno. E per concludere, ora mi servo di alcune poche righe nuovamente del libro, ma non chiudete il video perché secondo me queste poche parole sono ciò che potrebbero, ecco, riassumere il sistema che abbiamo creato. Non ci svegliamo più pensando a ciò che vogliamo fare, ma solo a quello che dobbiamo fare. E quando, presi dalla disperazione, non ci gettiamo tra le braccia della dipendenza dal lavoro, dai farmaci, dalla devozione mistica, dalla televisione, dal sesso online, dal tifo da stadio, dal culto dell'igiene maniacale o dall'esercizio fisico ossessivo, non ci manca di pensare alla morte come via liberatrice. La civiltà ha reso il suicidio un rimedio ipotizzabile e questo dovrebbe bastare a descriverla.